Via Lattea è dove passa il latte, no. Basta, mi basta, io abbandono. Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di mia sorella Eila e mia mamma. Ciao ciao. E io. Oggi siamo con la nuova generazione, generazione di mezzo e la vecchia generazione. Oh! Per reagire al collegio 3. Oh! Quanti in questa stanza hanno seguito questo collegio? Benissimo. No, io forse una volta così per caso. Ok, allora io sono sincero, non ho visto neanche una puntata. Però mi sono visto le reazioni che ormai spopolano sul web, anch'io. Su YouTube. E i provini. Tutti che fanno reazioni al collegio 3. Quindi ho deciso anch'io di farlo con la nuova generazione e la vecchia generazione. Ancora? Così mettiamo a confronto le generazioni con questi collegiali. Io non conosco né i nomi, non conosco nessuno tranne Mattias e Josef, che saluto. Io di pochi. Un bacione a tutte e due. Pochi nomi conosco. Io neanche okay. Uno. Siccome ho visto che le puntate, le reazioni alle puntate le hanno fatte tutte, poi le puntate durano 2 ore e non ho voglia di guardare una puntata di 2 ore, faremo le reazioni ai provini. Quindi nei provini ci sono sia le persone, sia i ragazzi che sono entrati, hanno partecipato, sia quelli che non sia sono quelli entrati. Che purtroppo li hanno scartati. Secondo me, hanno scartato quelli più intelligenti, quelli li hanno presi. E quelli invece quelli più stupidi li hanno tolti. Allora io pensavo il contrario. No. Il contrario. No, quelli più scemi li hanno presi. scherziamo, ovviamente non ce l'abbiamo con nessuno del collegio. Fatti. Un bacione a tutti, grandi. Bravi. Bravissime. Ok, iniziamo. Provini come Eia, Guanni e Fazzini. Sono i cognomi. Sono Josef Comeia, ho 16 anni. Ah, Josef, grande. Ciao Josef. Sono Filippo, 15 anni, vivo a San Giulio. 15 anni, ho una sorella gemella. Scommetto, pure la sorella c'ha 15 anni. Forse. Certo. La prima guerra mondiale. Ma qui ci sono anche quelli che hanno scartato? Oh, allora. Qua ci sono tutti i provini, prima che iniziasse il collegio. Quindi alcuni li hanno presi, alcuni no. Quindi ci sono anche quelli che hanno scartato. Con loro due le hanno prese. È arrivata dopo. Sì. Non lo so. Cioè. Ah, è vero, anche Alice conosco. La conosco prima di che facesse il collegio. Ciao Alice. Prima che esca la risposta, quando è stata la prima guerra mondiale? 1915. Bravissima. Fino al 1918. Vediamo cosa rispondono i nostri aspiranti collegiali. Nel 1920-25. Dai, vicino. Seconda guerra mondiale 1945, se facciamo un calcolo, 1920. No. 29, ma sì, dai, ma sì, 5, 6, 6. Lui? 1920. Vabbè, dai. Più o meno. Il sabato del villaggio. Aspetta. Quindi la domanda è: chi ha scritto il sabato del villaggio? Bravo, Josef. Un poeta? Un poeta. Grazie. Sono astuto. Garibaldi. Garibaldi era un famosissimo poeta. Mamma mia, chi non lo conosce? Beh, sì. Ma sì, lo fanno apposta a rispondere così. Dici? Ma sì. Ma lo spero per loro. Dante, sì. Dante non ha scritto la Divina Commedia. Dante ha scritto Sabato nel villaggio. La capitale della Spagna, attenzione. Madrid. Bravo. Madrid. Oh, meno male, per fortuna. La capitale della Svizzera. Svizzera. Direi passiamo. Austria. Austria. Qual è la capitale dell'Italia? L'Inghilterra. Volo. Quindi Io vedo. Tutte e tre l'hanno sbagliata. Capitale della Svezia, Olanda. La Svezia. Norvegia. Io spero che gli dicano no, non date risposte esatte. Date risposte sì. Sbagliate, ma esagerate. Esagerate. Sì, lo spero per loro. Sì. Vale dirlo, lo so.
Cos'è che adesso? 7x8, questa è la tabella 56. Che ci chiedeva sempre papà. Io ormai l'ho imparata a memoria, cavolo. Vediamo, 56. Vediamo cosa dicono le secondi. Bravo. 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 Vediamo, lui fa i conti. Lui c'è il secco a tutti. 57. E beh, c'era qua. 52. Ma il 2 giugno. Della Repubblica. Brave. Brave. Sì. La festa di... Ah, della Repubblica. Bravo. Quella là, sì. Sì. Una l'ha azzeccata. La via latte. E va via? No. No, no, raga, no, grazie. Dove c'è la strada? Dove c'è la strada? Nello spazio. Bravo, Josef. La via lattea è dove passa il latte. No. Basta, mi ricordo. Basta, io abbandono. Dove passa il latte? No, no. No, dove passa il latte? Nelle mammelle, addirittura. Guardiamone un altro, guardiamone un altro. Mi chiamo Elia Scaviglio, ho 14 anni, vengo da Massalengo. E ciao a tutti, io sono Lorenzo Guerra. E ciao a tutti! Loro ci sono, cioè, grandi. 15 anni. Chi è Buddha? Chi è? Dio. Era il dio dei buddhisti. Dei cristiani. Dei cristiani! Dei cristiani, dei cristiani. Dei cristiani. Sì, sì, sabato del villaggio, anche loro la stessa domanda. Bravo, bravo. Giovanni Pascoli, Giovanni Leopardi. Giovanni Pascoli, Giovanni Pascoli. Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Grande, grande Mattias. Chi fu Galileo Galilei? Un re. Romano. Scoprì l'America. Ecco, capitale della Svizzera anche per loro. Babilonia. La capitale della Cina. Mosca. Giappone. Grande Mattias, uno di noi. Cosa ne pensi, mamma, di questi ragazzi aspiranti al collegio che ormai è finito? Li salutiamo. Cosa ne pensi? Benissimo, viva la sincerità. Martina, vabbè, cosa piace, ne pensi? Io non mi esprimo. Beh, non si esprime. Che cazzo l'abbiamo fatta fare sta reaction? No, è che per me è perché mi sembra tutto un po'... No, è che... Aspetta, programmato. Un po' tutto programmato. Ma no, ma non è vero. No? Cioè, mi hanno aiutata, perché io non sapevo fosse il Giappone la capitale della Cina. Anch'io penso. Prenderò 10 in geografia. Io pensavo che il Giappone fosse, capito, tutta un'altra cosa. Invece no, è la capitale della Cina. Non sapevo. Va bene, concludiamo qui questa reaction. Spero vi siate divertiti. Io personalmente mi sono divertito un sacco perché questi ragazzi sono pieni di sorprese. Un salutone a tutti i collegiali. Ciao. Lei felicissima. Mamma mia, troppo. Lasciate un bel mi piace e commentate con hashtag #spettacolo. Trovate in descrizione le felpe, sia quelle nuove che quelle vecchie. Ciao. Via, spoglia nell'Insta. Si spoglia per noi la mamma. Ciao, la batteria scarica. Ciao. La Svezia, Norvegia. Vale dire non lo so. Via Lattea? È una via. Stretta. La strada. Dove c'è la strada? È una cosa nello spazio. È la Via Lattea. È dove passa il latte tramite le mammelle. Cioè arriva alle mammelle. Giappone.